Ciao ragazze e bentornati sul canale, oggi un video speciale per me perché è un video in collaborazione con Garnier su una tematica che mi sta a cuore, perché io mi sento un po' la palladina dello struccaggio. Non c'è un video sul mio canale, una skincare routine in cui non vi abbia mai quasi fatto il lavaggio del cervello psicologico per dirvi struccatevi sempre, struccatevi sempre, struccatevi sempre, perché voi non ci pensate, magari se non l'avete come abitudine quella di struccarvi tutti i giorni, ma non c'è una bella pelle, è una pelle pulita. Io, sarà che ho lavorato per 11 anni in profumeria, quindi ho visto ogni tipo di pelle e ogni tipo di abitudine di ciascuna di noi. Le riconosco le pelli che si struccano religiosamente tutte le sere da quelle che non si struccano sempre. E credetemi che non c'è make-up che renda bene su una pelle non idratata bene, non curata. Oggi struccarsi non è più un procedimento lungo, noioso. Ci sono degli strumenti, dei cosmetici che arrivano a fare il caso nostro. Uno di questi è appunto l'acqua micellare, che vedete qui. Sapete che questa è una delle mie preferite sul mercato perché il rapporto quantità, qualità, prezzo è super conveniente. Sono 400 ml, il formato quello classico, lo trovate ovunque. Lo trovate al supermercato, lo acquistate su Amazon, lo trovate da Tigotà, acqua e sapone, cioè ovunque trovate l'acqua micellare. Addirittura, piccolo tips, in alcuni Tigotà, in alcuni acqua e sapone vendono anche il formato da 100 ml, io ne faccio sempre scorta, purtroppo non sono ricaricabili, però io ne faccio sempre scorta perché quando viaggio anche per un 2 giorni, piuttosto che una vacanza un po' più lunga, il 100 ml è comodissimo, perché io con quest'acqua, intanto vi inserisco delle clip dove vi faccio vedere come ci si strucca, con quest'acqua micellare riesco a struccare anche gli occhi. Poi mi conoscete, sapete che io non faccio dei trucchi super mega esagerati, però la base ce l'ho sempre e comunque ben strutturata e io riesco a struccare tutto, a togliere comunque il grosso. In più l'acqua micellare nella mia routine, a prescindere dallo struccaggio, è importante anche la mattina. Sapete che io non uso l'acqua ormai da più di un anno, la mattina non sciacquo più il viso con l'acqua e il detergente, lo faccio solo la sera dopo aver usato appunto l'acqua micellare, detergo il viso e la mattina rinfresco tutto, quindi passo i miei dischetti di cotone sulla pelle e vado a rimuovere insomma tutti gli oli della notte, la skincare routine serale, eccetera, per rinfrescare. E per me è uno step che ha migliorato tanto la mia pelle. L'acqua qui da me è molto calcarea, molto dura, e notavo proprio la pelle che comunque mi tirava e dicevo bah, ho provato a fare così e mi sto trovando benissimo, quindi io tutti i giorni lo faccio, sia la mattina che la sera, è importantissimo. L'altro messaggio però importante che Garnier vuole lanciare è l'idratazione. L'idratazione tramite le maschere. Io qui ho una ampia scelta di maschere Garnier, perché oltre a quelle che comunque avevo modo di provare tramite l'azienda, ne ho acquistate tutte le altre appunto per provare, per farmi un'idea anche di quelle che non avevo avuto modo di provare, per darvi un parere un po' più ampio. La classica, che non è altro che la mia preferita, è la Hydra Bomb, quella per pelli disidratate. Ricordate che non solo le pelli secche hanno bisogno di idratazione, ma anche una pelle mista, anche una pelle grassa, può essere una pelle disidratata. Quindi non è escluso per alcuni tipi di pelle andare ad idratare. Anche una pelle misto grassa, mista come nel mio caso, una pelle anche molto grassa, ha bisogno comunque di essere idratata. E qui arrivano a fare al caso nostro tutte queste maschere. Abbiamo l'azzurra, che è appunto quella per tutti i tipi di pelle, per pelli disidratate. La versione, ecco un'altra azzurra, la versione verde, che invece è la Hydra Bomb in tessuto per pelli miste grasse, la rosa per pelli sensibili, secche e sensibili, e poi super novità, questa è la Pure Charcoal, è un effetto matte, purifica ed idrata ed è adatta appunto alle pelli miste grasse, soprattutto grasse, ma soprattutto anche secondo me per la stagione calda che sta arrivando, quindi per l'estate io punterò su questo perché possiamo avere due azioni. Vi lascio un po', adesso sparisco io e arriva la dimostrazione delle maschere, perché ci ho tenuto molto a farvelo vedere. Allora apriamo
il sacchetto ed estraiamo la maschera. Sono maschere in tessuto, sono molto molto imbevute, tantissimo imbevute, aderiscono perfettamente alla pelle. Il mio piccolo tip è quello di allargare con le dita la fessura degli occhi, la fessura del naso, la fessura della bocca, in modo da farle aderire ancora meglio. Se le vogliamo far aderire ancora di più, tagliamo con una piccola forbicina, in modo da avere una zona separata sopra e una sotto, proprio per far aderire bene a tutte le infossature del naso e a tutto il viso. C'è la parte azzurra, come avete visto, la parte azzurra serve a facilitare l'applicazione e poi va tolta in modo che la maschera aderisca ancora meglio. Potete anche toglierla dall'inizio, nel senso che vi dice solo da che lato dovete applicare la maschera, e poi però se ce l'avete in mano e vi trovate più comode a staccare e a farvela aderire tutta da sola, nessun problema, lo potete fare tranquillamente. Io adesso vi ho fatto vedere come toglierla, però generalmente, per essere più veloci, la tolgo direttamente. Il tempo di posa è di 15 minuti, ma personalmente sono talmente tanto imbevute che io le lascio anche 20-25 minuti. Quando sento proprio che il liquido si è assorbito più o meno tutto, vado a rimuoverla. Nonostante abbia aspettato più tempo del dovuto, vi dico che comunque rimanete belle umettate. Il consiglio che vi do è di massaggiare bene. Io vedete che ho steso tutto quello che era rimasto, tutto il prodotto che era rimasto sul collo. Poi, se fossi stata senza maglione, l'avrei steso anche sul décolleté, che non dimentichiamoci mai di idratare, e andate a letto così. So che queste sono fra le maschere in tessuto più amate, anche da voi, e me l'avete detto su Instagram, perché hanno anche qui un rapporto qualità-prezzo pazzesco. Siamo sui 2,90€, ma io vi dico che le ho trovate a 2,49€, quindi 2,50€, insomma siamo lì. Poi, seconda delle offerte che mettono, le potete trovare anche su Amazon, avevo guardato, e addirittura vendono i multipack, quindi ancora più convenienti. Ci sono per esempio 5... Hydra Bomb di quelle azzurre che piacciono a me a 10,40€, quindi alla fine fate un attimo il calcolo, conviene anche. La maschera in tessuto è veloce, non dovete mettervi lì ad aprire cose, cioè aprite, applicate, fate quello che volete, perché comunque sono molto grandi rispetto a tantissime altre maschere che sono poco ergonomiche, soprattutto per noi, per il viso comunque europeo occidentale. Restano su e io nel frattempo leggo, faccio qualcos'altro che non richieda uno sforzo fisico sovrumano. Io spero di avervi sensibilizzate un pochino, almeno per qualche sera, di farvi sentire la mia voce che vi dice struccatevi, fatevi la maschera, struccatevi, fatevi la maschera. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.